good scene, isn't it? One man crazy, three very sane spectators. È così, papà. Io non vorrei che tu partissi. E non approvo la decisione di tuo padre. Ma siccome lo fa per la tua felicità, io non posso oppormi, né chiedo a te di farlo. Questo le fa molto onore, Enrico. Verrai a salutarci al treno? Non solo questo, ma tenterò di non farti partire. Tenta, caro. Sherry, signor dottore? No, grazie, Paolo. E una lettera da Monte Carlo le giungerebbe gradita, signor dottore? Prenderò anche lo sherry, allora. Sì, signore. Donna Beatrice dovrebbe essere presto di ritorno, signor dottore. Sì, Paolo.
Hobson, il loro cameriere, mi ha detto che li sta aspettando. Notizie, dottore. Donna Beatrice e sua padre vanno a Dexterbain. Oh, mi dispiace. Forse il signore sarà ammalato. Già, già. È per la salute del signor Charles. Scusi la libertà, signore, ma mi fa proprio pena vederla così. Lei fa male a lavorare sempre senza prendersi nessuno svago. Mi è stato detto che da qualche settimana al Varieté c'è uno spettacolo molto interessante, molto, molto divertente ed anche molto scollacciato. Lei mi capisce, eh? Sì, sì, capisco, Paolo. Ma malgrado tutto, sai, non me ne sento la voglia. Ha ragione, dottore. Adesso vado a prenderle un altro bicchiere. No, non importa, Paolo. Strana amore. Ma che razza di nome sarebbe? Non è mica un nome tedesco. Se l'è cambiato quando ha preso la cittadinanza. Si chiamava Norbert Kliebe. Ah. Un tedesco è sempre un tedesco. Ma allora è possibile che posseggano una cosa simile? Signor Presidente, i mezzi necessari sono alla portata di qualsiasi potenza nucleare, per quanto piccola sia, per quanto modesta. Ci vuole solo la volontà di farne uso. Questo non è solo possibile, ma è anche necessario. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico
il terrore di attaccare. Perché, insomma, lo scopo dell'ordigno fine del mondo è perduto. Se si tiene segreto, perché non l'avete detto al mondo, eh? Signor Presidente, io non escluderei la possibilità di conservare un nucleo di esemplari umani. Sarebbe piuttosto facile. In fondo a qualcuna delle nostre miniere più profonde. La radioattività non potrebbe arrivare in fondo ai pozzi migliaia di metri sottoterra. E in qualche settimana si potrebbero approntare le sistemazioni per renderli abitabili. Ma quanto ci dovrebbero stare? Vediamo subito. Cobalto torio G. Io dico che ce la caveremmo con 100 anni. Vuol dire che la gente potrebbe restare là sotto per 100 anni? Senza dubbio, mein Führer! Coi reattori nucleari... Volevo dire, signor Presidente, coi reattori nucleari potremmo disporre di energia per secoli. Col sole artificiale manterremmo la vita vegetale. Potremmo allevare gli animali e macellarli. Forse è il caso di fare un censimento di tutte le miniere adatte che esistono nel paese, ma io ritengo che si possa provvedere lo spazio sufficiente alla vita di parecchie centinaia di migliaia di persone. Sì, ma non vorrei essere io a decidere chi sta su e chi va giù. Questo non sarà necessario, signor Presidente. Se ne occuperà un cervello elettronico che sarà predisposto per tenere conto dell'età di ogni singolo individuo, salute, fertilità sessuale, intelligenza, oltre alle particolari abilità di ognuno. Naturalmente sarebbe necessario comprendere nel numero i più alti esponenti del governo e delle forze armate perché possano trasmettere i principi gerarchici e nazionalistici. Si intende che si riprodurrebbero moltissimo, perché il tempo sarebbe tanto e il da fare poco. E con una opportuna tecnica di allevamento e con un rapporto, facciamo, di 10 femmine per ogni maschio, io ritengo che si potrebbe risalire alla produzione lorda attuale di figli in un periodo, diciamo, di 20 anni. Sì, professore, ma questo nucleo di superstiti non sarà così disgustato e addolorato da non avere più nessun desiderio di vivere? No, no, signor Presidente. Chiedo scusa. Quanti scenderanno, gli altri saranno ancora vivi. Non avranno ricordi dolorosi e sentiranno solo un po' di nostalgia per quelli che saranno rimasti su. Mitigata da un sentimento di sana curiosità per i loro destini. Ah! Presidente, io avrei un piano. Mein Führer, io cammino! No, fermi tutti, pausa. C'è qualcosa che non mi torna. Guardate. Nel 2015, Biff ruba l'almanacco sportivo e porta la macchina del tempo al 1955 per darlo al giovane se stesso, ma
Nel momento in cui lo fa, cambia il futuro. Quindi il 2015 in cui torna sarebbe un diverso 2015, non quello in cui erano Marty e Doc. È la stessa polemica di un tuffo nel passato. Se il vecchio Biff tornasse nel 2015 dopo aver dato l'almanacco al giovane Biff, potrebbe tornare al 2015 dove ci sono Marty e Doc. Questo perché solo dopo il suo 21esimo compleanno il Biff del 1955 ha piazzato la prima scommessa. Aspetta, aspetta, ha piazzato, è giusto? Che vuoi dire? Che ha piazzato è il tempo verbale giusto per qualcosa che è successo nel futuro di un passato influenzato da un evento del futuro? Avrebbe potuto piazzare. Bravo ragazzo. Bene, quindi solo dopo il suo 21esimo compleanno Biff avrebbe potuto piazzare la prima scommessa e fare i milioni. È qui che ha alterato la linea del tempo. Sì, ma non avrebbe potuto piazzarla. Cosa? Diversamente da un tuffo nel passato, non potrebbe essere più semplice. Quando Biff prende l'almanacco nel 1955, il futuro alternativo che crea non è quello in cui Marty e Doc Brown usano la macchina del tempo per andare nel 2015. Pertanto, nella nuova linea del tempo, Marty e Doc non hanno portato la macchina aspetta, nel... Aspetta, aspetta. È giusto, hanno portato. Marty e Doc non avrebbero potuto portare? Che ne so, non ho iniziato io. Ma, diciamo così, Marty e Doc non avrebbero potuto portare la macchina del tempo al 2015. Questo vuol dire che il Biff del 2015 non avrebbe potuto portare l'almanacco al Biff del 1955. Perciò, la linea del tempo in cui il Biff del 1955 prende l'almanacco è anche quella in cui il Biff del 1955 non prende l'almanacco. E non solo non lo prende, ma non ha, non aveva, non avrebbe potuto prenderlo. Ha ragione. E poi che razza di nome è Biff? Sembra il suono di quando apri un barattolo di fisburito. Biff.
company Tom to Coringo. I can grab the chicken's gizzard on the wishbone of a pop. And here's the great experiment I'm just about to tackle, to find out if the net result will bark or crow or cackle.